dopo un inizio in Europa un po' complicato, la sconfitta con Liverpool, la sconfitta con Leverkusen, questa sera i tre punti sono necessari. Cosa ne pensi di questo esordio un po' in salita in Champions per il Milan? Si è visto che Fonseca non è un allenatore da Milan, serviva un allenatore con più esperienza europea. Speriamo, la squadra è forte, la rosa è forte, i tre punti servono, io spero che le qualità dei singoli giocatori facciano la differenza. Che dobbiamo dare fiducia a Fonseca perché credo che nelle prossime partite ci darà qualcosa da godere, qualcosa da gioire. C'è da riformare un po' il gruppo, però secondo me siamo fiduciosi, dai. Sicuramente è stato un inizio difficile anche perché abbiamo affrontato delle squadre molto forti come Liverpool e Leverkusen. Però questa sera, oggi pomeriggio in casa, abbiamo bisogno di fare tre punti e sono sicuro che possiamo fare una bella prestazione. L'inizio in salita in Champions dipende, insomma, abbiamo trovato Liverpool, col Bayern potevamo almeno pareggiarla, però è così, ora dobbiamo vincere, testa bassa e pedalare. Inizio stagione un po' imbarazzante, è una squadra come il Milan, con la storia e tutto quanto, dovrebbe puntare a vincerla e non quello che stiamo vedendo queste ultime giornate, che non è a livello del Milan. Come sta gestendo secondo te Fonseca rispetto a Pioli lo spogliatoio e anche soprattutto la fascia da capitano? Secondo me, come ogni milanista, credo all'inizio non eravamo troppo contenti, poi in seguito, facendo delle scelte un po' azzardate, secondo me ha dimostrato di aver carattere. Francesco Mon, ecco, su quel punto devo fare i complimenti a Fonseca che sta gestendo molto bene lo spogliatoio. Si vede che la squadra è con lui, non si sa perché, però non, io secondo me oggi sarà la partita decisiva se viene confermato oppure se viene esonerato. Allora, a me Fonseca sta sorprendendo positivamente perché nonostante lo scetticismo comunque si sta dimostrando un allenatore di polso e penso che stia facendo delle scelte giuste anche a livello di formazione. E per la fascia di capitano io ho altri pensieri, nel senso che per me ci deve stare un capitano e basta. Ovvero? Guarda, mio pensiero personale io la darei a Maignan, cioè che è stato l'ultimo capitano nella partita. Per leadership per me Maignan deve essere il capitano. No, allora, per la fascia da capitano bisognerebbe decidere, cioè questa fascia traballante non va bene, a mio modo di vedere. La deve prendere uno, che sia Maignan, che sia Teo, chiunque sia. Poi ci vuole leadership che mancano, sono un po' bimbi viziati alcuni dei nostri giocatori, però non voglio mettere mani nella frittata, lasciamo le sì, cose così. Sì, anche secondo me l'allenatore ha responsabilità, però devono seguirlo, penso che il gruppo, la sintonia, l'armonia nello spogliatoio sia la cosa predominante, specialmente poi come una squadra come il Milan che ha sempre cavalcato onde particolari, specialmente in Europa. Sappiamo il Milan che ha vinto, che cosa ha vinto e che cosa continuerà a vincere, perché siamo fiduciosi. Cos'è per noi tifosi il Milan? Esatto, cos'è per noi tifosi perché... che lo stanno portando con la società americana, un po' bambocci in squadra, ci stanno facendo perdere le speranze ma non la fede. Un pronostico per questa sera? 3-0, segna Leao. 2-1. Milan? Milan. 3-0 Milan. Vittoria Milan, 2-0. 2-1 Milan. Pronostico dai, un 3-1 Milan. 2-0. 2-0. Forza Milan!